Ci siamo? Bene, riprendiamo la seduta. Ha chiesto di poter parlare il sindaco. Ma intanto devo dire che apprezzo la premessa dell'ordine del giorno, soprattutto nella prima parte, quando fa riferimento in modo coraggioso anche alla necessità di una maggior tutela del territorio da parte dei cittadini e principali forze politiche. Quindi ammette che in passato questa tutela anche da parte delle forze politiche non c'è stata a sufficienza. Per quel che riguarda il dispositivo dell'ordine del giorno, faccio presente solo da un punto di vista tecnico questo, e per quel che riguarda il punto 2 dell'impegno. In realtà noi abbiamo già preso come giunta una delibera numero 3 del 2015, nella quale anche a seguito di quello che abbiamo detto in campagna elettorale, di quello che pensiamo e anche di quello che abbiamo trovato, cioè di una situazione in cui alcune persone hanno già chiesto di trasformare il loro terreno edificabile in terreno agricolo, abbiamo preso una delibera in cui testualmente diciamo che riteniamo opportuno effettuare l'approfondita verifica sullo stato di attuazione delle aree, prevalenti destinazioni produttive, eccetera, eccetera, tesa all'organizzazione del sistema produttivo esistente secondo gli indirizzi già assunti da redigendo PSC, ovvero garantire il saldo nullo delle aree destinate dal piano di attività produttive. E poi precisare che la suddetta verifica dovrà essere mirata alla puntuale individuazione delle aree prevalenti destinazioni produttive non ancora attuate, nonché alla ricognizione su parte del territorio non già urbanizzati di ulteriori aree. Di demandare pertanto alla direzione tecnica unificata, per quanto di propria competenza, le attività da svolgersi relativamente agli indirizzi di cui precedenti punto 1 e 2. Questo per dire che non solo comunque rientra nelle funzioni degli amministratori, funzione di legge è quelle di indirizzo di controllo sugli uffici comunali competenti, ma addirittura l'abbiamo visto la delicatezza della materia, abbiamo già ribadito una delibera precedente, quindi mi sembra superfluo ribadire questo compito di esercitare funzioni di indirizzo e controllo anche per rispetto nei confronti dei dirigenti che già, a prescindere dalla nostra delibera, dovrebbero comunque svolgere questa attività. Enzo Cavani. Sei qua? Sì. Sei sicuro? Sì. Dunque, l'ordine del giorno presentato, quanto a merito, quanto a contenuto, non fa una piega, anzi sento profondamente e completamente il significato dell'argomento. Qualcuno di noi ha parlato di ridondanza, nel senso che era già tutto stato definito in qualche modo in commissione, anche in precedenza, come diceva Mauro. La ridondanza non deve far mai paura, perché rinforzare le cose ha un significato, sempre, credo. Quello che non mi è piaciuto, sinceramente, nonostante la presentazione molto tranquilla e civile di Nicolò, è il secondo punto, perché in qualche modo definito sulla pagina sa un po' di sorveglianza inquisitoria, con odore di poliziesco quasi. Quindi onestamente propongo anzi con una certa convinzione che dovrebbe essere tolto il secondo punto, non mi piace proprio, insomma, il secondo punto, quello che riguarda adesso. Sì, quello lì, d'accordo. Non perché non vadano esercitate le nostre funzioni, ma semplicemente perché è abbastanza inutile sottolinearlo, credo. Un atto di fiducia che va dato a chi esercita il proprio mestiere in certe situazioni, in certi contesti. Bene. Sul terzo c'è una vaghezza estrema, nel senso che la collina di Campiglio, a cui siamo tutti molto legati in quanto vignolesi, andrebbe tutelata formalmente, in maniera molto rigida,
in quanto si è già compiuto più di un misfatto sulla collina di Campiglio, più di un misfatto legato al passato. Ci sono stati molti interventi non discutibili ma veramente poco rispettosi di quel bel sito a cui tutti noi siamo affezionati profondamente. Quindi il discorso che ripeto per chiarezza mia e vostra, niente da dire sulla proposta e sul ribadire la forza del bisogno di compensazione in termini di suolo di terreno, per quanto va perduto, lì nella zona contigua al confine di Marano, ma non manteniamo il secondo punto che non mi piace per niente e non piace per anche gli altri, credo. Perché mi aveva fatto cenno Minozzi, preferisci? Siamo disponibili a diventarlo. Cioè. Vuoi parlare? Vuoi fare un intervento? Semplicemente per dire questo, già qualcuno mi ha preceduto, il sindaco ha letto la delibera, in commissione era stato chiaramente detto che era stato dato mandato agli uffici di verificare il recupero a zona agricola di quanto era stato consumato, e qui i casi sono due, e il responsabile dell'ufficio può e dire che questo non è vero, ma non penso che sia perché c'è una delibera, e quindi già in commissione era stata data questo tipo di informazione. Che nel passato siano stati commessi errori, su questo non ci sono dubbi. Adesso, probabilmente perché sono cambiate le condizioni, probabilmente perché ci sono già aziende che non vorrebbero più che le loro zone fossero edificabili per non pagare l'IMU, quello che io chiedo è una verifica attenta, ma nel momento in cui le aziende dicessero che, pur non avendo costruito in questi 8-10 anni, si impegnano a costruire in breve tempo perché hanno intenzione di ampliare o di fare attività, bisognerà che lo teniamo in considerazione. Ma ripeto, ci sono le condizioni in questo caso per andare in questa direzione. Vabbè, il secondo punto dice sostanzialmente, io non voglio essere cattivo, al sindaco e agli assessori di fare il loro mestiere. Io dico che lo fanno, se non lo fanno io stesso direi che, perché è loro preciso compito esercitare le proprie funzioni di indirizzo. La delibera che il sindaco ha letto è l'indirizzo che gli uffici devono seguire, non possono fare cose diverse. L'ultimo punto, vigilare perché il progetto in parole sia sostenibile per la collina di Campiglio. Allora, per arrivare a questo punto, e i tecnici potranno correggermi se non sono né esaustivo né preciso, per arrivare a questa approvazione è stata fatta la conferenza di servizio, perché era obbligatorio. La conferenza di servizio vuol dire che non c'erano solamente i tecnici del Comune di Vignola, c'era l'ASL, c'era ERA, c'era la sovrintendenza e via dicendo. Quindi vuol dire che questo tipo di analisi è stata fatta. Il fatto che questo progetto sia passato alla conferenza di servizio probabilmente è stato ritenuto idoneo per quella collina. Dopodiché, scusatemi una battuta, e la collina sono d'accordo che è importante, ma io ogni tanto, già un po' a dire la verità, non passo per il maneggio, già un po',
però quelle 8-10 ville lì a fianco non le ho fatte io, e quindi gli errori del passato, e va bene quello che avete scritto, probabilmente sono stati fatti, mi ricordo con le motivazioni per cui sono state fatte, non c'è, e vi posso garantire, almeno io non ne sono a conoscenza, nessun parente, perché sono state fatte con quella, con quell'obiettivo, perché queste villette devono essere affittate, utilizzate dai parenti, dei ricoverati alla casa di riposo, e questa è la motivazione per cui è stato costruito in quella zona a suo tempo. Vi posso garantire che non c'è nessuno che abiti lì e che abbia queste condizioni, a prescindere da questo, che ripeto, non vuole essere assolutamente una polemica, quello che io dico, il punto, il primo punto è rafforzativo, anche se c'è una delibera che ci dice questo, quindi non vedo nemmeno cosa serva, ma va bene così. Il secondo punto e il terzo sono praticamente inutili, perché mettere in discussione che la conferenza di servizio non abbia agito correttamente per la salvaguardia della collina mi sembra un attimino eccessivo. E il fatto di dire che il sindaco e gli assessori non fanno costantemente la verifica di ciò che devono fare, anche questo mi sembra leggermente eccessivo. Grazie. Nadia Piseddu. Allora, io sarò brevissima, non entro nel merito dell'ordine del giorno discusso, cioè presentato dal PD, ma voglio parlare direttamente, cioè prima dell'altro, di quello precedente. E qui ho apprezzato il discorso che ha fatto Minozzi parlando dell'occupazione di queste aziende, eccetera. Però sul fatto che io ho sentito appunto che la zona agricola si trova a una zona già fortemente urbanizzata, però c'è da dire che in realtà Vignola tutto è già fortemente urbanizzato, e quindi qualunque contesto si trova circondato da cemento. E volevo ricordare poi che ci sono già state due delibere di giunta in cui è stato dato il permesso di costruire ancora nelle basse, proprio perché vi era un ampliamento della produzione. E noi però teniamo fede a quello che ci ha portato fino qui, quindi uno dei nostri capisaldi era la tutela del suolo, e quindi per quanto ci riguarda voteremo sicuramente no a questa variante, anche perché probabilmente si sarebbe potuto fare altrimenti, se si voleva non concedere appunto l'urbanizzazione di questa zona, e l'amministrazione avrebbe potuto vedere come agevolare ad esempio la locazione o la vendita, o comunque mettere in contatto i proprietari di capannoni sfitti, che ce ne sono parecchi già nelle zone di Vignola, senza dover ulteriormente occupare del suolo vergine ancora una volta. Quindi per questa motivazione comunque noi voteremo contrari. Giancarlo Gasparini. Grazie Presidente. Non c'era nell'ordine del giorno nessuna intenzione di essere men che meno rigorosi nei confronti della giunta e del sindaco. Quello che si voleva fare era quello di precisare con cercando proprio di dare un senso di cambiamento. Noi il nostro operato in campagna elettorale poi non sempre forse è stato compreso, ma era quello di dare una discontinuità con gli errori qui sul consumo di territorio del passato. Quindi la nostra intenzione è quella di mantenere alto il valore del recupero del suolo agricolo. Io ritengo che non ci siano problemi da parte del gruppo di cassare il secondo punto. Sul terzo punto, insomma, cerchiamo di la tutela della collina di Campiglio è in senso generale, perché rappresenta la storia
di Vignola, tutto qua, quello che si vuole dire, anche qua non c'è niente di voler dire di più di quello che era lo spirito con cui abbiamo costruito questo ordine del giorno. Per quanto riguarda il concetto che è stato espresso dal consigliere Piseddu, credo che lì ci troviamo su un altro piano. Noi riteniamo che un insediamento industriale, pur importante, pur con un ampliamento, debba avere determinate caratteristiche. Una di queste caratteristiche è sicuramente dare la possibilità a un'azienda di fare un investimento dove quell'azienda ha interesse a farlo. E certo, ci sono delle zone che sono da recuperare, ma questo avrebbe voluto dire aumentare i termini di assenso, di consenso, allungarli a dismisura. Noi sappiamo come è rapido il discorso industriale, le scelte industriali, quindi abbiamo la necessità di dare anche una risposta che sia una risposta in termini di puntualità alle richieste delle aziende. Credo che questo sia il momento in cui, da un lato, mantenere fede agli impegni ambientali che ci siamo presi nei confronti degli elettori, ma da un lato dare un forte assenso a far sì che l'economia riprenda e si rilanci, perché qui abbiamo un problema che non è un problema legato solo a un ampliamento industriale, ma è un'azienda che ha rapporti sicuramente